Allora, per chi mi conosce bene, sa benissimo che sono una persona super golosa. Per sentirmi meno in colpa, ho trovato questi brownie pazzeschi della Food Spring e questa crema al coco. Andrò a preparare questi brownie insieme a voi, li infornerò e quando finirò di fare tutto ciò, spalmerò questa crema per renderle ancora più gustose. Facciamo insieme? Andiamo! Allora, partiamo con la preparazione. Mettiamo dentro una ciotola tutto il contenuto della busta e aggiungiamo 175 ml di latte. Allora, io utilizzo questa qui, ma si possono utilizzare anche latti vegetali. Non lo so, latte di cocco, di soia. Ogni tanto le utilizzo anch'io, però questa è molto leggera. Mescoliamo il tutto. Una volta mescolato tutto, lo mettiamo dentro un contenitore per infornare. Contenitore. Il brownie deve essere piatto, no? Quindi anche se non è molto piccolo questo contenitore, allora, una volta fatto il tutto, si accende il forno a 180 gradi per 20 minuti. Dopodiché facciamo la prova a stecchino e vediamo se lo stecchino è asciutto, il brownie è pronto. Poi lo tagliamo a quadratini e spalmiamo un po' di crema e sarà buonissimo. Andiamo. Ecco qua, 180 gradi come ho appena detto. Chiudiamo il forno e aspettiamo per 20 minuti. Quindi nel frattempo io mi sto già mangiando tutto perché è buonissimo. Ho spalmato la crema al coco sopra il brownie. Vedo ancora un altro po', mi sto macchiando tutto. Auguri a tutte le mamme. Queste sono in assoluto le mie maschere preferite. Non marcar la scarta, simplemente dar. Mamma mia, abbiamo tutto qui. La cosa che più mi piace sono queste crepe. La crema allo zabaione, io impazzisco. C'è anche quella al cioccolato. Poi ci sono i vini. C'è la salsa capperi asparagi, tutta pronta per farla con le tagliatelle fresche. Grazie, Ceresio.